Dunque, siccome sono Dario Vergassola e sono attaccata a una chiesa dentro il centro della Sardegna, non mi ricordo i nomi perché sono molto difficili, sono tutti diversi, perché sono qua in quanto scrittore, quindi me la tiro un po'. E gli scrittori hanno un trattamento speciale in Sardegna, perché un gruppo di pazzi, secondo me, psicopatici e squinternati, si è inventato una cosa fantastica, cioè portare gli scrittori, lascia perdere me, però insomma, quelli bravi anche, portare gli scrittori dove nei paesi lontano in cima ai monti, non so dove non ci sono le librerie. Quindi la trovo una cosa molto intelligente, talmente naturale come tutte le cose geniali, come l'invenzione dell'acqua calda, però qualcuno che scopriva l'acqua calda ci voleva. E, trovo questa specie di divulgazione omeopatica culturale, di questa banda che ogni tanto mi prendono, mi portano, mi scambiano da una macchina all'altra, sembra uno ostaggio portato in giro che non si capisce dove sono, dove vado. Telefonini non prendono in questi posti incredibili. E arrivi in questi paesi con persone molto serie, molto civili, che non hanno la libreria, però hanno un buon bisogno si vede che insomma sono ricettivi e affamati di qualcosa e soprattutto di racconti. Quindi vai in questi posti, che può essere una scuola, può essere un'altra roba, un centro culturale, in qualsiasi posto. Arriva questo centinaio di sardi molto, come si dice, molto silenziosi, molto attenti e molto educati. Un po' ti guardano, non capisci se esci vivo, ma probabilmente ne esci sempre. Però molto carini, molto gentili, e ascoltano quello che gli racconti. Quindi se riesci anche a entrare un po' nella sintonia dei sardi, io ci riesco molto bene perché da Liguria abbiamo tante cose in comune. E trovi una ricchezza di serata meravigliosa. Loro invece ritrovano i miei libri che girano per il paese, dove in un paese di 1.000 persone ci sono 40 libri miei. Questa cosa è affascinante. Poi magari a Cagliari neanche uno, però è divertente questa cosa qua. È veramente una specie di contagio librario, una sorta di ebola più acculturata, meno dannosa. Che dà inizio a una macchia d'olio da questi paesi, poi si propaga al contrario, cioè dai paesi probabilmente potrebbe arrivare il contagio dei libri anche nelle città grandi. Una cosa da dire per quelli che vogliono partecipare a questa cosa qua, cioè non venite facendo diete o queste cose qua o con colesterolo o cose trigliceridi, cioè vi sfondano, cioè è una specie di tortura che hanno. Cioè mangi delle cose, non sai neanche cosa mangi, da cervella, non so che cosa, cose che se lo racconto a casa i miei figli si mettono a piangere, però mangi come un porco, ti portano in giro, i posti sono molto belli, sei in queste specie di strane foreste, di notte incontri cose meravigliose, dagli UFO alle mucche che dormono sulla strada, abbiamo incontrato cani randagi molto seri che ti guardano convinti di essere dei lupi, ci sono delle cose, tutta una serie di animali possibili e immaginabili, come in Scozia, tra l'altro, mi si ricorda molto la Scozia, porcospini, queste cose qua, e soprattutto quelli che ti accompagnano sono un po' cinghialotti anche quelli che ti accompagnano, a parte le ragazze, tipo la Lucia che è carina e tutto, però i ragazzi sono un po' così, e a volte ci provano anche in questi posti sperduti isolati nei boschi di notte. Però insomma è divertente questo incontro tra libro, natura e soprattutto una popolazione molto civile, molto sensata, che ha un bell'orgoglio, e però è pronta a recepire, se gli dai delle cose, a sentire cosa c'è da dire e anche a criticare, quindi io spero che questa cosa qua si ripercuota anche in continente, come si dice. Non so, mamma, se mi rivedrai vivo dopo questo filmato, perché non so, fate qualcosa, liberatemi quando potete, però ci torno volentieri, insomma, se mi richiamano ci torno. Poi c'è anche il festival di tutto questo che si chiama Entula. Entula, credo che Entula mi hanno anche spiegato che è quella cosa quando batti il grano per levare delle cose, un po' per smuovere le acque, per fare qualcosa, per ripulire delle situazioni, non so che cosa, dove ci sono questi incontri con i libri. Quindi intervenite numerosi intanto, e soprattutto io cercherò di fare da messaggero nel mondo civilizzato, quello che pensate che sia meglio, invece è molto peggio, quindi è molto meglio il vostro. E cercherò di raccontare in giro che è molto divertente, molto, anche molto saggio e molto istruttivo per noi venire a fare questa roba qua. Quindi ringraziamo i sardi, non so se sono come altezza, sono abbastanza simili ai sardi, quindi se riesco a prendere l'accento, qualcosa può darsi anche ci rimango qua. Comunque, eia e aio, è finita la storia. Grazie.